Mani fantaz, e vecchia taz. Allora, vuoi che un tic con ta? C'è mucche a nasce una chianciona dal mio new CD che si chiama Cove da Strie. E la chianciona è la prima che chiatai se mettessi il CD dal lettore oppure se la chiamais da iTunes e si chiama Chiagne. Era un mio omaggio che vuol fare a questa chiere che a me mi ha fatto fidanime. Io, guardi, sapevi già che io sei nasciuta a Udine, sei arrivata in Chiagne in un secondo momento. E allora mi volevi appunto rendere omaggio a queste chiere e fa capire un po' attraverso queste chiancioni qui, parce che queste chiere dopo un po' si è, non si può fare manco di lei. La chianciona dal punto di vista musicale nasce in un prim dei primi momenti che uno impara a suonare la chitarra. Potrà sembrare strano, però è così. E come ci renchi e di spiegare il perciò e il per come. Uno è quando attacca a suonare la chitarra, la prima difficoltà che calchiate è facendo l'accordo di Re maggiore, no? Allora io mi pensi che all'inizio si chiappavano i propri dei, si portavano i dei, scusi, ecco, io dei, si metteva il dei qui, si metteva il dei lì, si diceva sta ferra lì, non sta muoviti, ma era dura, perché il problema era sempre, gli si arrivava a tirare fuori di queste specie di robe qui, no? Ecco, per esempio, la prima cosa che succedeva era che questa, cioè il dei sbresciava io, questo dei tacchi sbresciava io. E non era tan semplice il discorso, ecco. Se uno voleva fare, per esempio, una delle prime chansons che si impara a suonare la chitarra e che poi scegliessi, tanto per di una, al Bacchiara di Vasco Rossi, attaccava così. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti. E lui cade di tante volte. L'accordo di Si minor facendo il barre, vi ho reso così. E il date non tignive. E questo è uno dei requirements, delle difficoltà che uno ha chiate imparando appunto a suonare, e che però ti torna in tal chiave, dopo comunque tu hai fatto il tuo percorso, tu hai sentito di esperienze, ti torna in tal chiave e stranamente diventa una roba musicale, una roba che poi crea un riff, un groom interessante. Difatti, Chiarnia comincia proprio così, con questo error, diciamo così, con questo sbaglio che si faceva anche. Si attaccava a suonare. Perché che gli ha fatto questo errore? Lo sentito? Gli hai aggiunto d'ogni dopo atis due accordos, un La nona e un Mi maggiore. E quell'arpeggio è diventato il tocco iniziale, il riff iniziale di Chiarnia. Così. E legno perché che sriffa chi di Bessol all'inizio da Chianciona dà proprio un'immagine, mi dà come immagine, come se fosse un pittore, no? Di che impressionisce, mi dà queste idee dal sorelle che nasce dai Crez da Chiarni. E quindi questa dicina alle partite tutti chi? E dopo la Chianciona ovviamente sta sviluppata. Simpi su questo giro di tre accordi su un groom particolare, dopo hai sviluppato il testo in maniera sempre da daus un'immagine davanti a voi, no? E soprattutto, ad esempio, quando si accade un frangel casuale, tal cil chiamate scur, così chiamate scur, come le monchiarni, poscei. Oppure di un'epoce di monte che è implode da un rio e talmente clare la che tu possa spielati l'anime. Angel casual la ra, tal ci chiamate scur, voce che un riu a implara, par podei spiellassi il cur, chiere di len, chiere di mans, chiere di frei, chiere di fam. Chiere di frutti e poi in van. E viene denant, queste chi è Chiarnie, no? Che potessi chiatà appunto sul mio CD, ma tutto alle cominciate di chi?